Benvenuti alla Darsena Bellagio, un moderno ed efficiente refitting center del cantiere Cranchi. Ed è proprio da qui che oggi vi presentiamo la novità di questa stagione, il Cranchi 67. Questo nuovo 67 piedi è lungo 20,8 metri e largo 5,45 ed è un modello Flybridge e si chiama 67 come il suo numero, scritto per esteso e in italiano. Per lo stesso principio per cui l'ammiraglia del cantiere si chiama 78, anche questo yacht saprà regalare agli armatori molto più di quanto la sua lunghezza potrebbe far pensare. Il meglio del design e dello stile made in Italy, con soluzioni tecniche di classe superiore e una linea inconfondibile, già iconica. Il family feeling con il 78 è molto forte. Il profilo filante, la prua svasata, il capo di banda pronunciato e la linea della murata alta e protettiva che dà allo yacht un allure navale. Il progetto è curato dalla collaborazione tra il Centro Studi e Ricerche di Cranchi Yachts e Christian Grande, cui è affidata l'Art Direction. Entriamo a bordo e scopriamo questo yacht partendo proprio dagli interni. Il salone parte di un open space che comprende anche la cucina e il locale di timoneria. Questo ambiente è elegantemente diaframmato da una quinta scenografica che separa l'area lounge e la sala da pranzo dagli ambienti di servizio. Entriamo proprio nel salone, al quale si accede grazie a questa ampia porta finestra scorrevole. Ci accoglie un ambiente dal gusto raffinato, nobilitato da differenti elementi di arredo che lo disegnano. A sinistra vi è un comodo divano, a destra due poltroncine che grazie ai tessuti e ai colori donano alla zona living un allure rilassante. Quest'area è completata da una libreria e una televisione a scomparsa. A prua dell'area living vi è il tavolo da pranzo, quadrato con gli angoli stondati, con piano in marmo grigio imperiale, circondato da sei poltroncine. A prua della sala da pranzo troviamo la cucina perfettamente attrezzata con un grande frigorifero con congelatore, lavapiatti, forno combinato, piano induzione con quattro fuochi, con cappa d'aspirazione a scomparsa e finestra completamente apribile elettricamente sul lato. Attigua la cucina e a vista vi è la plancia di comando. Il parabrezza, ampio e senza montante centrale, offre un'ottima visibilità durante la navigazione. La porta d'ingresso sul lato di dritta non è l'unico tocco da super yacht che caratterizza il locale timoneria del 67. Il posto di pilotaggio è centrale per una visione ottimale. La grande e confortevole poltrona del capitano è affiancata da una seduta gemella, in modo da rendere anche questo spazio accogliente e consono alla socialità. Sopra la plancia di comando vi è un'apertura che assicura un'ottima ventilazione naturale su tutto il ponte principale. La console di guida è avveniristica ed è dotata del meglio che l'elettronica possa fornire ad oggi. In questo caso troviamo i due plotter della Raymarine da 22 pollici, l'elica di prua proporzionale, il pannello degli interceptor, le manette elettroniche, il joystick di manovra, il plotter della Volvo Penta, l'autopilota, il VHF, il caricatore wireless per lo smartphone. Di fronte alla plancia si apre la scala che porta agli ambienti sotto coperta. La scala stessa è un elemento di design dal progetto originale. Linee, forme e punti di luce danno un anticipo della magia che attende il ponte dedicato alle cabine. Il layout sotto coperta di questo yacht prevede tre cabine, tutte con bagno. Tutti i letti sono posizionati in senso longitudinale rispetto all'asse poppa prua per garantire il miglior comfort durante il riposo. Nella suite armatoriale a tutto vaglio e a centro barca c'è spazio per un ampio ufficio che si trova all'ingresso della cabina, composto da un'ampia scrivania, una libreria, sedie e due comodi poggiapiedi. A richiesta e rinunciando allo studio si può avere una quarta cabina con letti a castello.
Completano questa comoda suite la cabina armadio, un salottino con poltrone a tavolino, ideale anche come vanity corner, e un grande bagno, concepito con tre ambienti distinti. Il gioco di trasparenze dai vetri fumé risulta come una prosecuzione naturale dell'ambiente. L'ingresso alla cabina di prua avviene attraverso un disimpegno volto a garantire la privacy degli occupanti in ogni circostanza. Una volta all'interno della cabina troviamo il letto matrimoniale avvolto dai mobili contenitori rivestiti in pelle che si trovano a murata insieme all'armadi. L'ampio bagno privato alla doccia separata. La seconda cabina ospiti, anch'essa con bagno e box doccia separato, si trova a sinistra e dispone di un letto matrimoniale aggirabile. Il tono di calda e rilassata eleganza che si respira negli interni è supportato dal decor a toni chiari, con legni biondi e pelli nei toni della sabbia, con una prevalenza di superfici opache per un miglior comfort visivo. Il marmo, in color grigio imperiale, impreziosisce i bagni, mentre ricorrono, tanto nelle cabine come nel salone, elementi scuri e lucidi, come legni fiammati o le pelli in color moca, che creano accenti e punti focali, capaci di regalare movimento e varietà agli ambienti. La cabina riservata all'equipaggio è posta a poppa con accesso separato rispetto al resto degli ambienti. Ospita due cuccette e bagno con doccia. Gli spazi sotto coperta confermano la piacevole e costante sensazione di libertà, già evidenziata nel salone e che si esalta ovviamente anche negli spazi all'esterno. Il pozzetto, che qui è interamente ricoperto in tech, regala un aspetto molto elegante all'intera area, senza dimenticare la praticità. È delimitato a poppa da un ampio divano e può essere configurato dall'armatore in due differenti modi. Questa è la nostra proposta d'arredo come cigar lounge, con un tavolino da caffè e una comoda poltrona. Nella zona a sinistra del pozzetto è presente un'ulteriore stazione di comando, in cui troviamo il vano staccabatterie e il joystick di manovra, che ci permette di governare lo yacht durante le fasi di ormeggio. Un altro elemento caratterizzante del pozzetto è questa scala scenografica che ci porta sul flybridge. Il ponte superiore del 67 è uno spazio che si presta ad essere vissuto in ogni momento della giornata e qualunque sia la missione da compiere: navigare, pranzare, godersi l'aperitivo o semplicemente rilassarsi. A prua del flybridge, sul lato di dritta, troviamo questa elegantissima plancia di comando, con funzionalità ed estetica derivanti dal settore dell'automotive. Qui troviamo i due plotter della Raymarine da 22 pollici, elica di prua proporzionale, il pannello degli interceptor, il joystick di manovra, le manette elettroniche, il plotter della Volvo Penta, l'autopilota, il VHF, il caricatore wireless per lo smartphone. A sinistra, più a poppa, vi è un prezioso divano a C, con tavolo da pranzo in tech, regolabile elettricamente in altezza. Di fronte vi è il mobile cucina con lavabo, due piani di cottura a induzione, frigorifero e ice maker, oltre ai vani per riporre le stoviglie. A richiesta si può completare la zona aggiungendo anche un mobile per la televisione a scomparsa. A poppa dell'area living abbiamo un'ampia area relax che lasciamo alla libera interpretazione dei nostri armatori. Questa è la nostra proposta per questo angolo di paradiso.
Per garantire il massimo comfort, gran parte del Flybridge è protetto da un T-top realizzato in sandwich e fibra di carbonio, materiali che regalano leggerezza e resistenza. Il T-top è provvisto di lamelle che possono essere regolate per permettere al sole e all'aria di passare. Ed eccoci ora nella beach area del Cranky 67, una vera e propria terrazza sul mare che regala una zona esclusiva ideale come solarium. Raggiungibile in modo sicuro ed agevole attraverso due scale presenti sia a destra sia a sinistra, la spiaggetta è dotata di un comodo lift idraulico per alare e varare il tender. La spiaggetta può diventare ancora più ampia grazie alla straordinaria superficie concessa dal Vanu Garage, nel quale si può alloggiare un tender Williams di 3,25 m di lunghezza. Sotto la scala di destra troviamo gli avvolgitori elettrici della linea banchina, il riduttore di pressione per l'acqua e la passerella telescopica a scomparsa. Andando verso prua si può apprezzare la larghezza dei trincarini, completamente rivestiti in tech e con un solo gradino su tutta la lunghezza. Tutti i piani di calpestio esterni sono ricoperti in tech e l'altezza della falchetta, unita al pulpito, garantiscono a tutti gli ospiti spostamenti in totale sicurezza anche durante la navigazione. Ed eccoci finalmente a prua, un'ulteriore zona conviviale dello yacht in cui è possibile trascorrere momenti di indimenticabile relax durante l'intera giornata. Qui troviamo due divanetti rivolti verso poppa con relativo tavolino in tech e acciaio, un divano fronte marcia, un ampio prendisole di oltre 2 metri con schienali regolabili, un frigorifero, l'impianto stereo e una serie di luci a scomparsa che garantiscono la possibilità di sfruttare questa zona anche dopo il tramonto. Sotto i cuscini del prendisole vi sono degli ampi storage per l'alloggio dei parabordi. Completa questa zona l'area tecnica dedicata all'ormeggio, dove troviamo l'ancora, il verricello per il tonneggio, la manichetta, il lavacatena, un innesto rapido della manichetta, l'imbarco dell'acqua e l'aspirazione delle acque nere e delle acque grigie. Nel pozzetto, per proteggersi dal sole, è disponibile come opzione una tenda elettrica che scende dal flybridge sino all'antellone del garage con un tessuto microforato che permette il passaggio dell'aria. È disponibile infine la capottina con teli sagomati e cerniere per proteggere l'intera area del pozzetto dalla pioggia. A prua e nella parte più a poppa del flybridge si possono installare come opzione dei tendalini con pali di sostegno realizzati in carbonio. Il nostro Cranky Atelier ha scelto per questa unità il colore grigio cosmo per scafo, coperta e flybridge e il colore nero lava per il T-top. Il programma di customizzazione del Cranky Atelier offre altre opzioni di personalizzazione che potete scoprire online. L'accesso alla sala macchine, vero scrigno di tecnologia, è previsto dal fianco della tuga, a maggior tutela della privacy degli ospiti. Il Cranky 67 è equipaggiato con due motori Volvo Penta D13 IPS 1350 da 1000 cavalli ciascuno. Con un serbatoio carburante di 4000 litri e alla velocità di crociera di 24 nodi si possono percorrere circa 300 miglia di navigazione.